Ciao, benvenuti a tutti quanti. Oggi vi faccio vedere una cosa di cui vado molto fiero, perché è una cosa che ho sviluppato io e sono una novità per i dischi in Carbotex sviluppati e realizzati da noi per quello che è l'Ultegra 5005. Come alcuni di voi sapranno, è già presente la versione per l'Ultegra 14.000, l'ho perso, però molti ci avete chiesto di farlo anche per il suo fratellino minore, che l'Ultegra è il mulinello, uno dei mulinelli più venduti che abbiamo e tra i quelli che apprezzo anche maggiormente io, perché come rapporto qualità-prezzo sinceramente è difficile trovare qualcosa di genere, del genere sul mercato. Il 5005 peraltro è un modello che sta diventando sempre più popolare, perché che ha lo stesso recupero reale del 14.000 ma in un formato molto più compatto, adatto sia a chi fa pesche leggere in mare, sia a chi fa car fishing magari con cane da 10 piedi oppure da 12 piedi, comunque con libraggi non eccessivi o non cerchi proprio la distanza estrema. Ma l'unico, diciamo, tallone d'Achille a mio avviso di questo mulinello è un po' la frizione, perché Shimano è rimasta un po' corta, diciamo, dal punto di vista del budget, secondo me, su questo mulinello, gli ha messo dei dischi di feltro, e il mulinello avrebbe meritato, come ad esempio nella versione CI4 che ho recensito, sempre il 5005 CI4 che ho appena recensito, dovrebbe essere appena uscito sul canale YouTube. Se non avete visto la recensione andatevela a vedere, perché è un mulinello eccezionale il 5005 CI4, così come anche quello più grande. Ma questo ovviamente è un mulinello che ha un costo di quasi metà rispetto a quello, e quindi andiamo a vedere insieme come installare questi dischi in Carbotex al posto dei dischi in feltro all'interno dell'Ultegra 5005. L'operazione è relativamente semplice. Si tratterà innanzitutto di andare a svitare il tappo pressione, è piuttosto lungo. Ecco qua, mettete da parte il mulinello, togliete il tappo frizione dalla bobina, lo mettete da parte e sulla bobina, ve lo faccio vedere anche dalla videocamera qui in alto, troverete un cosiddetto retainer, ovvero questo affarino di metallo che gira intorno qua, pentagonale, che va levato. Occhio, è molto semplice levarlo in realtà, basta usare una pinzettina e andare a, o anche con le dita, andare a tirarlo fuori, ma tenderà a saltare fuori come un grillo, per cui state un po' attenti che è un po' birichino. Lo mettete da parte, cercate di non perderlo. All'interno della frizione, in realtà, la frizione è quella che si trova qui all'interno ed è un insieme di dischi metallici e di dischi in feltro, in questo caso, una specie di sandwich. Andremo adesso a tirarli fuori uno per uno, attenti che essendo ingrassati si incolleranno uno con l'altro, quindi basterà semplicemente metterli in modo che voi vi ricordiate in che ordine li avete tirati fuori dal mulinello, perché quello centrale, ad esempio, è un disco occhiellato, il che è una soluzione ingegneristica interessante che permette di appunto anche con dischi in feltro di ottenere dei max drag piuttosto elevati, e questo disco sta fermo mentre gli altri possono slittare. Noi non faremo altro che andare a prendere la nostra bustina, non hanno anche un costo neanche eccessivo, si parla di prodotti fatti con una qualità e una precisione eccezionale, rifiniti a mano con il migliore dei materiali che al momento si può trovare sulla piazza. Andremo semplicemente a sostituire i tre dischi in feltro con i tre dischi in Carbotex e a reinserire tutto quanto all'interno del mulinello. I dischi in feltro ve li tenete per le emergenze, caso mai succedessero, ma non ne avrete mai più in realtà bisogno. Reinseriamo tutto quanto dentro. Alcuni di voi mi chiederanno: ma quegli altri sono molto ingrassati, perché quelli in Carbotex non gli metti il grasso? Cosa che peraltro si potrebbe anche andare a fare. Diciamo che ho fatto numerosi esperimenti riguardo con il tipo di Carbotex che utilizziamo noi e sinceramente non c'è nessunissima differenza, e poi andandoli a sostituire in questo modo già il grasso presente sui dischi metallici si trasferirà al Carbotex. Sarà possibile comunque ingrassarli molto leggermente, se volete prendete un po' di grasso, lo potete prendere direttamente a questi dischi e strusciarglielo sopra, oppure comprate un grasso per frizioni, ma deve essere un grasso specifico che in realtà è abbastanza poco reperibile. Noi, facendo questa cosa, abbiamo portato il mulinello da avere una corsa piuttosto lunga e irregolare, secondo me non è male la frizione originale, però può essere meglio con una spesa abbastanza irrisoria. Qui, andando a chiudere, avremo una frizione che passa, diciamo, da uno stato fondamentalmente sufficientemente libero, diciamo, che è questo, quello che generalmente si
gli serve a tensionare, ad esempio nel car fishing, gli avvisatori visivi, ha la frizione chiusa in fondamentalmente mezzo giro, poco più, e comunque mantenendo una certa progressività di azione durante tutto il corso e una resistenza all'usura che il Carbotex ha, mentre il feltro ovviamente no. Potrebbero andare bene anche per sostituirli quando i dischi sono effettivamente un po' logorati, quindi questa operazione vi torna utile anche per vedere e controllare lo stato della situazione con i vostri dischi. Detto questo, non posso fare altro che salutarvi e ringraziarvi. Consigliate il nostro store boscolosport.com a tutti quanti i vostri amici, parenti, pescatori e tutti quanti, perché ovviamente se acquistate i prodotti presso il nostro store io potrò continuare a fare questi video, sviluppare questi prodotti, darvi il massimo dell'assistenza di cui sono capace. Spero che vi piacciono comunque questi video, queste operazioni che facciamo, e non posso fare altro che ringraziarvi ancora. Seguiteci sui social, su Instagram, su Facebook, su YouTube. Alla prossima, statemi bene e mi raccomando, andate in giro e portatevi la canna da pesca. Ciao a tutti quanti, bye bye.